Ok ragazzi, nuovo video, oggi vedremo come velocizzare il metabolismo. Questa la vogliono un po' tutti, lo so. Cerchiamo di partire dal presupposto e partire dal capire che cos'è il metabolismo, che cosa intendiamo. Allora, il metabolismo generalmente è tutto l'insieme di processi anabolici e catabolici del nostro corpo. Ora, dove vengono direzionati questi processi, ossia a carico del tessuto muscolare piuttosto che quello adiposo, eccetera, determina poi quella che sarà la nostra ricomposizione corporea. Ossia, generalmente, se riesco a indirizzare i processi anabolici verso il tessuto muscolare e quelli catabolici verso il tessuto adiposo, o comunque la maggior parte di essi, allora l'effetto sarà quello di ricomposizione corporea in senso positivo, più muscoli, meno grasso. Però di questo eventualmente parleremo in altri video. Quindi l'idea è che tutto è più efficiente, tutto è più veloce, quindi i miei risultati arrivano prima. Per cui cerchiamo di capire come fare, anche se so che alla base di tutto c'è il discorso voglio mangiare di più e rimanere magro. Però comunque cerchiamo di buttare un po' di senso al tutto. Allora, primo punto, aumento delle calorie. Ora, per capire il discorso del metabolismo dobbiamo capire quello che è il bilancio energetico. Generalmente il nostro corpo funziona con un certo input energetico, ossia calorie che entrano, e un determinato output energetico, calorie che escono. Quindi per esempio mangio 5000 calorie, ho un consumo tra metabolismo basale, tra attività fisica, tra NEAT, eccetera, di 5000 calorie, ok? 5000 e 5000, questo è il bilancio energetico, quindi il nostro corpo sta in una situazione di omeostasi. Ora, il nostro corpo tiene particolarmente a questa situazione di omeostasi, ossia vuole stare in equilibrio, è ossessionato dallo stare in equilibrio e ha tutto un sistema di regolazione enzimatica, ormonale, che gli permette di rimanere in equilibrio. Quindi si pensa soltanto alla regolazione di leptina e grelina che ci dà e ci comporta un maggior senso di sazietà o un senso di fame in funzione del nostro livello di BF, del nostro livello di alimentazione, eccetera. E oltre a questo rallenta o velocizza il metabolismo. Pensiamo agli ormoni tiroidei che tendono a scendere e a diminuire quando siamo in situazioni di ipocalorica. Insomma, il nostro corpo è attrezzato per mantenere un'omeostasi. Quindi capiamo che il primo punto per velocizzare il tutto è quello di dargli più calorie. Ossia il nostro corpo, più calorie gli dai, più imparerà e si setterà per bruciare tante calorie. Ovviamente questo nella maggior parte dei casi comporta un aumento della BF, ed è normale, perché il nostro corpo non è perfetto in questo, non è che se gli do 5000 calorie me ne brucia 5000. Se io sto mangiando 3000 calorie e di botto vado a 5000, servirà tempo per il mio corpo per stabilizzarsi. In questo tempo il mio corpo avrà un surplus energetico e verosimilmente, oltre a guadagnare muscolo, guadagnerà anche grasso, perché il deficit, il surplus è molto molto elevato. Però sostanzialmente il primo punto per aumentare il metabolismo è quello di stare a tante calorie. Quindi, riconnettendoci a tutte le persone che tendono ad avere questi lean bulk, a stare molto bassi di calorie, soprattutto le ragazze che non fanno un'off-season vera e propria e si ancorano disperate a una condizione perché le ragazze devono mangiare poco, devono stare sempre tirate, ecco, il primo punto è fare o un reset metabolico, già dedicato un video in materia, o comunque tenere le calorie alte, fare bulk più spinti. I bulk più spinti sono quelli che fanno guadagnare più massa muscolare. Ci sporcheremo, prenderemo grasso, che è un qualcosa che va non evitato perché è naturale, non può essere altrimenti, però va tamponato, rimanendo in parametri di BF salutari e in parametri di salute in generale. Però comunque tendenzialmente i bulk più spinti sono quelli che ci fanno ottenere più risultati, proprio perché il ritmo di anabolismo e catabolismo è più veloce, quindi è tutto più veloce. Secondo punto per aumentare il metabolismo, che viene super sottovalutato, è il lavoro che fate in sala. Non tutti gli allenamenti sono uguali da un punto di vista sia di dispendio energetico sia di richiesta energetica del nostro corpo successivo, ossia se io vado a traumatizzare il nostro corpo e lo tasso con una sessione molto intensa, allora conseguentemente il nostro corpo non soltanto brucerà più calorie in quella sessione, ma avrà poi una richiesta energetica per sovracompensare, per far fronte all'epoch e tutto il resto molto molto più importante. Ok? Quindi lavorare in sala, lasciate stare i metodi e tutto il resto, però lavorare intensamente in sala, portarvi al limite e identificare il bodybuilding come sport di performance è tanto sottovalutato al punto che le persone generalmente considerano giorni on, giorni off, ok? Più o meno giorni on c'ho un surplus di tot calorie. No, dipende da come ti alleni, dipende totalmente da come ti alleni. Quello che faccio molto spesso in fase di preparazione è giocare sul il metodo di allenamento per cambiare l'output energetico. Ossia magari devo creare un maggior output energetico, un ulteriore deficit, vado ad allenare la persona in maniera un po' più densa, spingendolo sempre, diminuendo magari i recuperi, facendogli mantenere un certo carico, insomma
allenamenti un po' più spinti e vedo che quella persona inizia a migliorare terribilmente, così di botto, tenendo tutto il resto invariato, ok, NEAT, cardio, alimentazione, eccetera. Quindi l'allenamento ha un impatto possibilmente molto molto importante, non soltanto di nuovo per le calorie che brucio, ma per tutti gli effetti metabolici che vado a creare all'interno del muscolo, che mi richiedono conseguentemente molta più energia e fanno girare il motore più veloce, perché c'è una richiesta anabolica maggiore e quindi di nuovo c'è una richiesta di velocizzazione del metabolismo, di tutto questo ritmo anabolismo-catabolismo. Terzo punto, aumento della massa muscolare. Ora, non è che il muscolo fa bruciare calorie a riposo, però quando abbiamo più masse muscolari, tutto quel che facciamo è più dispendioso. Cioè, se un ragazzo che fa 10.000 passi al giorno pesa 70 kg, ok, avrà un certo output, ma questi 10.000 passi fateli fare a una persona che pesa 100 kg. L'output sarà completamente diverso. A questa persona fatela allenare in sala, con i carichi che avrà, perché le masse muscolari saranno maggiori. L'output sarà diverso. La richiesta di sovracompensazione del glicogeno, una volta che è finita, sarà totalmente diversa. Avrà bisogno di molti più carboidrati per ripristinare le scorte. L'impatto, l'epoch successivo, sarà totalmente diverso. Se ci mette il cardio, 45 minuti, i builder difficilmente corrono, perché il builder open e tutto il resto, e se vedete i video dei builder che fanno hit sono abbastanza ridicoli, perché corricchiano, però giustamente se contestualizzate che stanno con 120 kg sopra, è come se una persona di 70 kg gli fate fare del cardio correndo mettendogli 50 kg di zaino sulle spalle, cioè è disumano, ok? Quindi avere più muscoli generalmente è qualcosa che velocizza tutti i processi metabolici, proprio perché c'è una maggiore richiesta energetica, quindi in generale il motore deve girare di più, e questo è il principale motivo per cui ad alti livelli a un certo punto ci sono i problemi di salute, perché semplicemente il corpo e l'organismo non riescono a reggere, come nel caso dell'obeso, si parla infatti di obesità muscolare, non riescono a reggere tutto questo carico. Ok, iniziano a crearsi dei problemi di salute che sono poi indipendenti dall'utilizzo di AS, ok? Sono derivanti dalla situazione proprio di peso corporeo, il cuore deve pompare per 130 kg, insomma, qualcosa che per anni diventa molto molto stressante. Comunque, al di là di questo, più masse muscolari, più metabolismo. Ora, il discorso è, qual è il punto di aumentare il metabolismo, di velocizzare il metabolismo? Dal mio punto di vista non è tanto il discorso di mangiare di più, perché nel momento in cui avete buone masse muscolari, avete ottenuto risultati, vi assicuro che in fase di bulk mangiate tanto, e questo vale anche per le ragazze. In fase di off-season arrivate a mangiare le 3.000 calorie, ok? Per gli uomini 4-5.000 calorie. Quando lavorate in un certo modo, dopo anni e anni in questo settore, arrivate a mangiare tanto. Quindi il discorso di velocizzare il metabolismo non deve essere rivolto «Dio, voglio mangiare di più». Anche perché poi io personalmente parlo con atleti che devono ragionare su quello che fanno in sala e sull'essere atleti, non sul mangiare o accontentare i propri DCA e tutto il resto. E magari farò un video sull'argomento, sui DCA e quelli che sono i cravings che nascono inevitabilmente, che abbiamo un po' tutti in questo settore, come in tutti gli sport in cui il peso è rilevante o comunque l'alimentazione deve essere controllata. Comunque, al di là di questo, il punto del velocizzare il metabolismo è più relativo al discorso di velocizzare tutti i processi metabolici per ottenere risultati più veloci, perché se ho un ritmo di anabolismo, catabolismo più veloce, allora conseguentemente io otterrò determinati risultati prima, ok? È abbastanza logica come cosa. Se ho una Ferrari arrivo prima a Milano rispetto ad avere una Fiat Panda. Almeno dovrebbe essere così. Poi dipende sempre chi guida. Comunque, al di là di questo, per cui dal mio punto di vista, quando parliamo di velocizzare il metabolismo, dovete fare riferimento a due cose. Spingere tanto a livello calorico in bulk, ovviamente di nuovo, lo dico sempre perché sennò c'è fraintendimento dietro la porta, mantenendo i parametri di salute sempre ottimali, e in secondo luogo spingere tanto in allenamento. Perché sono queste le richieste di anabolismo e catabolismo, tra parentesi, l'allenamento rappresenta in primis un input catabolico del muscolo e poi una richiesta di adattamento anabolico. Comunque sono questi i meccanismi anabolismo e catabolismo che realmente ci interessano per velocizzare il metabolismo. Quindi ragioniamo su questi due aspetti, mangiamo tanto e spingiamo tanto in sala. E, d'altro canto, proprio per velocizzare tutto l'aspetto anabolico, curiamo quello che è il recupero muscolare. Ho già fatto un video. Curate il recupero, quindi integrazione per il recupero, il sonno, lo stress quotidiano. Queste sono cose che vanno curate veramente, veramente tanto. E vi assicuro che quando vi allenate in un certo modo, perché in tutti quegli altri casi spendere soldi di integrazione per il recupero è totalmente inutile, però quando vi allenate in un certo modo, certe cose fanno la differenza, veramente, sul ritmo di recupero e la possibilità di riallenare il vostro corpo. E vedrete che il metabolismo aumenta, la richiesta energetica aumenta, perché se il recupero è più veloce vuol dire che ho bisogno di più calorie in un arco di tempo,
e quindi da là si va. Quindi banalmente anche semplicemente curare l'integrazione di omega 3, curare l'integrazione di adattogeni dopo l'allenamento che mi permettono subito di shiftare in parasimpatico, quindi entrare in una modalità di recovery, recupero, tutte cose che mi richiedono un metabolismo più veloce, più energie, più calorie. Ok? Questo è un po' il quadro. Concentratevi sulle cose giuste. Ragazzi, qualsiasi domanda, critica, richiesta, scrivete qua sotto nei commenti, sarò ben lieto di rispondere. E con questo ci vediamo al prossimo video.